L'Abruzzo sta mostrando in questi giorni, ha mostrato il suo volto migliore, non solo con gli atleti che si stanno facendo onore. Ieri è mancato pochi secondi ad una splendida vittoria, comunque una grande prestazione del nostro Ciccone, ma soprattutto questi giorni hanno mostrato il volto accogliente, la capacità di organizzazione e le splendide immagini della nostra terra che hanno fatto il giro del mondo. Era quello l'obiettivo, costruire attraverso delle tappe anche con un fascino antico, con l'arrivo in montagna sullo Sterrato, un po' così, fascino di altri tempi, di un ciclismo d'epoca, una spinta emotiva per far scoprire la particolarità, la bellezza della nostra terra e far innamorare milioni di persone in tutto il mondo che ieri hanno potuto assistere a queste immagini spettacolari. Quindi oggi, con un po' una lacrimuccia di rimpianto, il giro parte e lascia l'Abruzzo, ma siamo già pronti a organizzare per la prossima stagione nuove emozioni e una nuova edizione meravigliosa del Giro d'Italia qui in Abruzzo. Oggi è una bellissima giornata, un evento bello, gradito, tanta gente, quindi si riparte, Presidente, anche con il turismo. È anche un segnale di ripartenza, non è un caso che mentre magari altri territori non hanno voluto investire sul Giro d'Italia e sui grandi eventi nella paura del Covid, noi abbiamo avuto questo coraggio, abbiamo fatto una scommessa vincente. La gioia, la felicità della gente che partecipa e che assiste al Giro e che approfitta di questa occasione, diciamo, mostra come sia stato giusto intraprendere questa strada e come sia stato un successo portare il Giro per tanti giorni qui in Abruzzo. Grazie.